Il divorzio. Prendo atto dell'accordo sulla Brexit, ma non condivido l'entusiasmo di Theresa May. Ho pensato fin dall'inizio che questa sia una situazione lose-lose, e che occorresse lavorare per controllare i danni conseguenza di questo divorzio, dice il presidente del Consiglio europeo Tusk. Si dimettono il ministro per l'Irlanda del Nord e il ministro per la Brexit Rear dopo il via libera all'accordo voluto da Theresa May sulla Brexit. Il suo esecutivo perde pezzi. A lasciare è soprattutto l'uomo che ha condotto il negoziato con Bruxelles, Dominic Raab. E questo potrebbe essere non senza conseguenze per la tenuta dell'esecutivo e dell'intesa raggiunta. Si dimette ministro britannico Rear. Il ministro britannico per la Brexit, Dominic Raab, si è dimesso. Lo ha annunciato su Twitter. Oggi mi sono dimesso da segretario per la Brexit. Non posso in buona coscienza sostenere i termini proposti per il nostro accordo con l'UE. Ecco la mia lettera al Premier che spiega le mie ragioni e il mio costante rispetto per lei, ha scritto in un tweet allegando la lettera di dimissione. Today, I have resigned as Brexit Secretary. I cannot in good conscience support the terms proposed for our deal with the EU. Here is my letter to the PM explaining my reasons, and my enduring respect for pic.twitter.com/tf5qznuts. Dominic Raab / Dominic Raab. 15 novembre 2018. Si dimette anche il ministro per l'Irlanda del Nord. Il governo May però perde pezzi. Il ministro britannico per l'Irlanda del Nord, Shailesh Vara, ha rassegnato le sue dimissioni. Nella lettera, di cui pubblica una foto su Twitter, spiega che a suo parere l'accordo di uscita manca l'obiettivo di lasciare il Regno Unito un paese sovrano e indipendente. Non posso sostenere l'accordo di ritiro concluso con l'Unione Europea, recita il testo, affermando che l'intesa lascia il Regno Unito in una cassa a metà strada senza scadenza temporale su quando sarà finalmente un paese sovrano. Con molta tristezza e rammarico ho presentato al primo ministro la mia lettera di dimissioni da ministro per l'Irlanda del Nord, si legge nel tweet che accompagna la lettera. With much sadness and regret I have submitted my letter of resignation as a Northern Ireland minister to the Prime Minister. A copy of my letter is attached. It has been a joy and privilege to serve in the Northern Ireland office and I will always cherish the fondest memories. pic.twitter.com/sn8j4awide, Shailesh Vara MP / Shailesh Vara. 15 novembre 2018. I piani del governo. Se tutto andrà come previsto nei piani, tra 10 giorni l'accordo di divorzio dovrebbe essere scritto nero su bianco. Dopo il travagliato via libera del governo britannico, la Premier Theresa May presenta oggi la bozza di accordo sulla Brexit alla Camera dei Comuni. Un passaggio complesso e non privo di incognite. Ma intanto da Bruxelles arriva l'agenda concordata per l'uscita di Londra dall'Unione. La firma dell'accordo il 25 novembre. L'accordo raggiunto con Londra sulla Brexit verrà firmato il prossimo 25 novembre. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, all'indomani dell'approvazione dell'intesa da parte del governo britannico. Se tutto andrà bene, terremo un vertice del Consiglio europeo per concludere e formalizzare l'accordo sulla Brexit. Si terrà domenica 25 novembre alle 9:30, ha detto Tusk, che poi, su Twitter, ha scritto: lasciatemi dire ai nostri amici britannici, sebbene io sia triste nel vedervi andare via, farò il possibile per rendere questo addio il meno doloroso possibile, sia per voi che per noi. Let me say to our British friends as much as I am sad to see you leave, I will do everything to make this farewell the least painful possible, both for you and for us. Cancelletto Brexit. Donald Tusk / Presidente. 15 novembre 2018. Situazione lose-lose. Prendo atto dell'accordo sulla Brexit ma non condivido l'entusiasmo di Theresa May. Ho pensato fin dall'inizio che questa sia una situazione lose-lose, e che occorresse lavorare per controllare i danni conseguenza di questo divorzio, dice Tusk. Ieri il via libera del governo britannico. Ieri il Consiglio dei Ministri del governo britannico, convocato per discutere la bozza di accordo con l'Unione Europea sulla Brexit, aveva dato il proprio benestare e lo ha annunciato la Premier, Theresa May, dopo una riunione di oltre 5 ore. Questa bozza d'accordo è il meglio che si potesse avere in questo negoziato nell'interesse nazionale. Dobbiamo decidere se portarlo avanti. La scelta è nostra, ha aggiunto May. La decisione collettiva è che il governo deve sostenere il progetto di accordo di uscita dall'UE. May ha precisato che non è stata una decisione leggera. Secondo la Premier, la bozza consentirà a Londra di recuperare il controllo, mentre l'alternativa sarebbe stata tornare alla casella numero 1 e rischiare di non attuare il mandato referendario. Confermando che il nodo cruciale era rappresentato dal backstop relativo all'Irlanda del Nord, May preve.